La 14ª edizione del premio Napoli C'è, ideato dall'editore Rosario Bianco e assegnato dal mensile L'Espresso Napoletano, Rogiosi Editori, a chi con la sua opera si è particolarmente distinta. Premiate quindi le eccellenze della città per sottolineare ed enfatizzare tutte le cose positive di Napoli. Il premio, una scultura dell'artista Lello Esposito, è andato dunque a tantissime personalità. La manifestazione al Teatro Acacia è stata presentata da Gino Rivieccio. È intervenuto sul palco anche il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, che ha sottolineato l'intento del premio Vivi Napoletano che l'Espresso Napoletano condivide con la Banca di Credito Cooperativo e che è stato attribuito alla startup Medspa SRL, ritirato da Elena Ceto di Capriglia e consegnato dal presidente Manzo. All'interno di questa straordinaria kermesse organizzata da un imprenditore, da un professionista come Rosario Bianco, attento e sensibile alle dinamiche della città, per il secondo anno consegniamo il premio Vivi Napoletano, che all'interno del modello del credito cooperativo solitamente premiamo un'espressione di un nostro socio, un nostro cliente. Quest'anno il premio andrà a un'importante start-up, lo era almeno 5-6 anni fa quando ha iniziato questo percorso da noi, e in 5 anni è riuscito a realizzare dei grandi risultati, e stasera alla MedSpa consegniamo alla famiglia D'Antonio un importante premio. Tra i premiati delle forze dell'ordine, il generale di corpo d'armata Vittorio Tomasone, il questore di Napoli Antonio De Jesu, il generale di divisione Virgilio Pomponi, premiati dal sindaco De Magistris, e poi Guido Trombetti, che ha consegnato il premio al giornalista scrittore Vittorio Del Tufo, al vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti Francesco Finmanò e a Nicola Graziano, magistrato, giornalista e scrittore, giudice delegato per il fallimento dell'Edellandia e dello zoo che si è impegnato a restituire alla città. Premio Napoli C'è anche al procuratore generale della Repubblica di Napoli, Luigi Riello, consegnato dal cardinale Crescenzio Sepe. È la Napoli positiva, perché come in tutte le cose abbiamo bisogno di esempi positivi, concreti, reali, non solo quelli che si scrivono sui giornali, sulle riviste. Ma quando ci sono dei testimoni che realizzano la positività di Napoli, che mettono in luce, ecco, allora Napoli si sente veramente viva.